Buonasera, grazie della vostra presenza nella sala consigliare, perché oggi discutiamo di un'importanza che sta un attimino coinvolgendo un po' tutta l'Italia, ma soprattutto la nostra Calabria, le nostre coste e i nostri paesi, l'erosione costiera. È una problematica molto seria che purtroppo da diversi anni sta creando dei disagi e delle difficoltà e delle problematiche soprattutto a tutte le comunità riveriasche, quindi siamo in una situazione di emergenza, lo siamo soprattutto in questi ultimi mesi dove le diverse mareggiate hanno continuato a danneggiare quello che era già iniziato negli anni precedenti. È da circa 2 anni che stiamo seguendo con la Regione Calabria questa problematica. Si sono attivati intervenendo su zone che purtroppo prima di noi hanno avuto i danni che adesso abbiamo anche noi. Lo faranno anche nel nostro tratto di mare il prossimo anno, questo da diverse riunioni che abbiamo fatto in Regione Calabria con l'ingegnere Romeo, con Franco Tedeschi, insomma con gli assessori, perché abbiamo avuto diversi incontri sia con il direttore generale Pallaria, sia con il presidente e sia con i responsabili che sono addetti proprio a questa problematica. Abbiamo già iniziato a fare dei lavori sulla costa e adesso ci hanno anche promesso che con i residui che hanno degli interventi che stanno facendo negli altri paesi, il prossimo anno faranno lo stesso intervento anche qua da noi. Adesso noi abbiamo l'emergenza del nostro lungomare, come avete visto e come poi vedrete anche dalle foto, insomma, è una situazione di altissimo pericolo. Noi già mesi scorsi siamo intervenuti in sommorgenza dove c'è la gradinata centrale, dove praticamente era a rischio anche lo scarico fognario, perché noi sul lungomare insiste anche la fognatura, la fognatura principale, quindi capite l'importanza dell'intervento che abbiamo fatto, perché altrimenti si schiera veramente uno scarico a mare e quindi tutte le problematiche che ne venivano. Noi abbiamo fatto una somma urgenza dove abbiamo ripristinato e messo in sicurezza la fogna dove c'era gradinata e poi attraverso l'esperto di oggi, che è l'ingegnere Giuseppe Barbaro, professore universitario, quindi esperto di questa tematica, lo abbiamo invitato e lo ringrazio pubblicamente dell'impegno e della vicinanza che ci ha dimostrato proprio per capire come poter intervenire per mettere in sicurezza per il momento il lungomare. È un intervento, diciamo, tampone, però in questo momento è questo l'intervento che andremo a fare ed è questo anche l'impegno che la Regione Calabria ha preso nei nostri confronti. Un intervento tampone per non rischiare il peggio. E quindi la venuta a guardavalle dell'ingegnere Barbaro ha permesso un attimino di valutare e soprattutto di predisporre una relazione. Non abbiamo ancora l'idea di cosa vogliamo fare. Abbiamo dato libertà per realizzare uno studio, una verifica di come possiamo intervenire e che oggi l'ingegnere Barbaro illustrerà a tutti noi. Noi non abbiamo ancora neanche visto la relazione e l'intervento che si vuole fare. Naturalmente intanto ringrazio i tanti tecnici, il consigliere Purri presente in sala, gli assessori, gli amministratori. Si possono sempre accettare delle valutazioni, perché qualsiasi idea deve essere condivisa, perché andare a mettere in sicurezza il lungomare significa mettere anche in sicurezza le abitazioni, perché come sapete sul lungomare ci sono anche tante case, c'è attività produttiva, ci sono delle strutture ricettive, insomma c'è una situazione che dobbiamo per forza di cosa intervenire. Ripeto, è un intervento tampone che può darsi che poi possa anche diventare un discorso definitivo, perché vi spiegherà con l'ingegnere anche il discorso del flusso dei mari, di come, perché si è realizzato questo nel nostro territorio e negli altri territori.
Avevo anche invitato gli altri sindaci, il sindaco di Monasterace, il sindaco di Sant'Andrea, di Ischia, di San Sostene, perché anche loro hanno subito questa problematica dell'erosione costiera e anche loro sono purtroppo dovuti intervenire in modo così tamponando il pericolo. Poi vediamo un attimino come il prossimo anno la regione penserà a risolvere in modo definitivo questo problema. Quindi non voglio rubare del tempo, naturalmente avete possibilità anche di darci dei consigli, perché insomma la cosa sicuramente sarà poi migliorativa, e passo la parola all'assessore ai lavori pubblici Gaggio Landazzo, che anche lui in tutto questo percorso ha condiviso con noi le idee e soprattutto l'impegno che abbiamo messo per andare alla regione e confrontarci con gli amministratori regionali, e quindi passo la parola per un saluto, perché poi passeremo subito la parola all'ingegnere Paparo. Grazie. Buonasera. In effetti non mi resta solo che salutare, perché nella premessa che ha fatto il sindaco, diciamo che mi ha anticipato sulle cose che volevo dire. Perciò io, per non perdere del tempo, passerei la parola subito all'ingegnere Barbaro, così andrà a fare dettagliatamente la relazione. Vediamo se poi qualcuno vuole intervenire, io dico giusto. Prego. Oppure state seduto e ve lo dico. No, capisco, tanto io ho una voce abbastanza. Ma non si sente. Sì, però se no c'è anche il microfono volante, ma non serve. E intanto volevo ringraziare il sindaco per l'invito, il gruppo, per diciamo, la possibilità che mi ha dato di fare questo studio. Allora, vi illustrerò in dettaglio, chiaramente manterrò un profilo soft perché chiaramente è un studio scientifico, però diciamo deve essere compreso da tutti. E sono partito dal fatto che bisogna fare il presidente del consiglio. Io sono partito dal fatto che ho lavorato ho lavorato per la Regione Calabria nel 2015 per fare quello che si chiama il Master Plan. Il Master Plan sarebbe praticamente l'indicazione delle opere necessarie per difendere i litorali calabresi visto in un quadro cumulativo. Fino a qualche anno fa, fino agli anni 2008-2010, cosa succedeva? Il comune, un comune X che aveva bisogno, con la Sterace, che aveva bisogno di un problema di erosione costiera, pensava a chiedere alla regione di fare un progetto con i tecnici per risolvere il suo problema, però senza andare a vedere cosa succedeva nei comuni limitrofi, cioè risolvere il problema personale del comune, soprattutto in presenza di elezioni, e poi praticamente però che cosa succedeva nei comuni limitrofi non era assolutamente interessato, e questo non andava bene perché molte volte si danneggiavano, si risolveva il problema locale, ma poi c'era il problema di nel 2015 ci ha dato l'incarico, noi come Università di Reggio Calabria abbiamo una scuola molto forte nel settore marittimo, esco dalla scuola di Boccotti che è stato un luminare diciamo, nel settore dell'idraulica marittima, purtroppo hanno avuto il Parkinson, è andato in pensione molto giovane, 60 anni è andato in pensione, però ha creato diciamo, 4-5 ingegneri professori di Reggio che lavoriamo nel territorio e quindi siamo ben radicati approfittando dei suoi studi. Allora, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato la Calabria complessivamente, partendo dall'Alto Ionico Sentino fino al Basso Ionio Reggino, in tutti i paesi laddove c'era mare, c'erano spiagge, partendo dalle analisi geologiche, partendo dall'analisi diciamo, dello studio medio marino, e in particolare abbiamo dovuto spendere noi 60.000 euro per comprare i dati. Ecco, questa prima slide che cosa vi serve? Cosa serve per capire? Tutti quei puntini sono dei punti di dati del Motondoso che noi abbiamo comprato da una società inglese che si chiama The Wallingford per andare a studiare il Motondoso, perché uno che deve credibilmente deve proporre uno studio, deve conoscere il mare, che direzione ha, prevalenza lo scirocco, prevalenza il vento locale, prevalenza il maestrale, deve comunque conoscere cosa succede, che onde uno si può aspettare in un periodo di ritorno, perché le opere si progettano a lungo andare, non si progettano per difendermi oggi, devo progettare con un periodo di ritorno di 100 anni, 200 anni, 500 anni, dipende dall'opera che deve andare a proteggere.
Per cui tutta quella mappatura che vedete sono dei punti diciamo del modo ondoso che sono chiamati UCMO. Cosa sono UCMO? UCMO sono i dati del modo ondoso trasformati mediante i dati di vento trasformati mediante un modello inglese in dati del modo ondoso, perché sono poche i dati reali del vento. Noi in Calabria abbiamo due bonda metriche, funzionavano però purtroppo sempre per questioni di soldi, da 2016 non funzionano più. Una Crotone, che serviva il litorale ionico, non ci interessa a noi, e Cetraro, il litorale di Tirrenico. Solamente queste due boe gestite a livello nazionale, in tutta Italia erano 15, in Calabria siamo due, una a Crotone e uno a Cetraro. In Sicilia c'era Mazara del Vallo, c'era Catania, c'era Palermo, e alla Spezia, diciamo, Cortona, c'erano diciamo, distribuiti Alghero, distribuiti lunga qui. Purtroppo dal 2016 non funzionano più. Perché sto facendo questa premessa? Perché i dati del modo ondoso per questa località da voi sono i dati di questa bonda media, questa boa qui. E chi vi assicura che questi dati che sono fatti del modo ondoso registrati da questo modello inglese siano plausibili? C'è un confronto. Io per essere sicuro devo avere due soluzioni che mi devono portare allo stesso risultato. Il primo risultato è quello dei dati diciamo ondametrici della rete 2063, che è la rete insomma del punto a largo più vicino a voi, e l'altro è il dato di Crotone mediante un processo che si chiama trasposizione dei dati trasportato da Crotone per la località della vostra località guardavalle. Quindi la sicurezza del valore viene da un confronto diverso di tipologie di dati: dati di vento che sono trasformati mediante questo modello in dati del moto ondoso, e poi i dati invece che sono dati regionali, che sono quelli di Crotone. In più abbiamo, però non sono utili per questo studio, scila, capospartimento, delle ROR, si chiamano rete ondametriche regionali. Abbiamo quattro punti, due sul litorale ionico, due sul litorale tirrenico, però che hanno funzionato solamente per 3 anni, quindi dal punto di vista statistico il campione non è significativo, perché dal punto di vista ingegneristico un campione per essere efficace deve essere almeno 10 anni di dati, altrimenti non è efficace. Quindi comunque, anche se abbiamo un punto, questo punto qui, di fronte alla vostra località, abbiamo sicurezza dei dati che noi abbiamo elaborato anche mediante il fenomeno di trasposizione dei dati della bonda media di Crotone, che ha funzionato dal 1999 fino al 2016. Quindi cioè, sono 17 anni di dati, quindi un campione di dati diciamo significativo. Quindi questa è la prima, diciamo, la prima distribuzione. Cioè, come faccio a fare lo studio? Come faccio a indicare una soluzione se non studio il mare? Se non studio la legislazione ondosa, se non studio in che modo il mare nella vostra località agisce con periodo di ritorno molto grande. Questo è il fatto del modello detto di Cetraro e Crotone, e questi sono i dati che abbiamo utilizzato, i dati del modo ondoso di largo, perché il processo che forniscono questo set di dati del UCMO sono dati di largo, e poi mediante un fenomeno che sono ingegneri, c'è un'inflazione, comunque un fenomeno matematico, dall'albero lo portiamo sotto costa, perché non ci interessa l'azione dell'onda che si forma all'albero, perché il vento soffia sulla superficie limpida del mare e genera delle onde, però le onde, grazie al loro contenuto energetico, si propagano dall'albero verso riva. E quindi noi dobbiamo non solo conoscere, e questo ci dà il modello, quelle che ci sono, ma abbiamo anche necessità di trasportarle, di portarle dal largo dove il vento genera le onde, fino a riva dove l'onda muore, l'onda frange, l'onda dissipa la propria energia in prossimità della costa. E questo è il processo fisico-matematico che dobbiamo fare: avere i dati, leggerli e trasformarli dal largo verso costa. Questo è il processo che bisogna fare. E questi sono nella vostra località, quindi abbiamo 8.000-9.000 dati di questa località, divisi per che cosa? Per ogni classe di altezza significativa. Che cos'è l'altezza significativa? L'altezza delle onde, abbiamo un parametro di altezza. Quindi chiaramente, perché ho fatto vedere questa tabella? Chiaramente abbiamo circa 80.000 di onde piccole, onde comprese tra 10 cm, 20 cm, 50 cm, ma quelle che pure ci sono abbastanza pericolose, sono quelle di 5 metri e mezzo, 6 metri, che sono diciamo circa 30, o 5 metri e mezzo, sono 74. L'altezza significativa è un parametro che misura la agitazione ondosa e il moto ondoso, che è circa la metà. Dice, quanta è l'onda massima che mi posso aspettare a guardavalle? Per esempio, siccome l'altezza significativa ha registrato 30 onde con 6 metri, mi posso aspettare anche onde con 12 metri, e 12 metri è un palazzo di 4 piani.
quindi non è che si verificano sempre, però ci possono essere, ci sono dei periodi in cui ci sono state, ci sono queste cose. La scoperta, diciamo, più diciamo, nello studio che ho fatto di 3 anni con l'autorità di bacino della Regione Calabria è stato che c'è il problema di Caolonia, di Caolon, cioè praticamente un tempio, il tempio di Monasterace, che appoggia su sabbia, appoggia su una struttura. E la cosa scoperta, la cosa sconvolgente, mi aveva dato l'incarico la sovrintendenza, diciamo, trattanzi dei archeologici, la cosa che abbiamo scoperto, come mai, oltre alla bellezza di un territorio che io stesso di Reggio ignoravo completamente, è il fatto che, essendo tutto appoggiato su sabbia, su una duna, ogni anno, ho scientificamente provato, arrivano delle onde 6-7 metri ogni anno, non ogni 10 anni, 20 anni, 30 anni, sono mare. Quindi significa che è un mare che è esposto da tutte le direzioni, che prende soprattutto lo sciroppo in queste direzioni. E quindi questo cosa vuol dire? Che neanche voi siete immuni da onde molto alte, perché 10 metri, 12 metri di onde, non ogni giorno, ma vediamo poi ogni quanto si possono verificare, avete dei mari forti, dei mari sostanziosi, dei mari, diciamo, che devono essere, diciamo, attenzionati. Questo è il concetto di questa tabella. Quindi questi sono, ogni onda non ha solamente un'altezza, perché se c'è un'altezza di 6 metri e però un periodo molto piccolo mi preoccupa poco, però il periodo di picco è il periodo con cui questa onda di 6 metri, 5 metri, 4 metri si mantiene all'interno del mare, e quindi devo attenzionare questo parametro come il periodo di picco, il periodo in cui c'è il massimo valore di energia dello specchio. Picco significa il picco, il valore massimo, questo significa dal punto di vista ingegneristico. Adesso il punto, che cosa ci facciamo di tutti quei dati, gli 80.000 dati che abbiamo grazie alla convenzione con Wallingford? Andiamo a fare quello che si chiama lo studio medomarino. Dove è? Nella vostra località. Da dove arriva il mare più forte? Come devo proteggermi? Con opere trasversali, se il motondoso principale è inclinato, opere ortogonali, parallele alla costa, se il motondoso è ortogonale. Quindi devo fare quello che significa, che si chiama tecnicamente studio medomarino. Che cos'è lo studio medomarino? 3 parametri devono entrare in gioco. La frequenza, perché se ho dei mari molto forti, però poco frequenti, mi preoccupo poco. L'altezza significativa, più grande l'altezza significativa, più è forte il mare, e quindi è il periodo. Quindi devo fare un'analisi di questi 3 parametri, che sono la frequenza, che cos'è la frequenza? Il numero di onde che vengono da una segnale di direzione rispetto al numero di onde totali. E quindi più onde ho, quindi più frequente il mare, più pericolo ciò. Ma la frequenza deve essere associata all'altezza, perché se ho delle onde di 6 metri con una frequenza 0,001, non si verifica mai, mi preoccupo poco. Però se c'è onde di 6 metri, una frequenza del 20%, è sì che non ci dormo la notte, perché significa che frequentemente si verifica. E quindi il primo parametro che abbiamo diciamo, studiato è proprio questo, la frequenza, il numero di onde da una segnale di reazione rispetto al numero di onde totale. Il secondo è, come dicevo, l'altezza significativa media. Che cos'è l'altezza significativa media? L'altezza, che è 1 metro, 2 metri, 6 metri, col picco di 6 metri nella vostra località, mediata, che significa mediata? Rapportata alle frequenze, cioè praticamente l'altezza come media pesata delle onde frequenti che si verificano nella località. Quindi, il primo parametro è la frequenza, numero di onde rispetto al numero di onde totali. Il secondo è l'altezza. L'altezza non l'altezza qualsiasi, l'altezza come media pesata. Quante altezze di 6 metri, mediamente, ogni quanto si verificano? Questo significa questa funzione matematica. Lo stesso discorso per il periodo. Non solo ci interessa il periodo, ma il periodo rapportato alla media pesata, cioè la frequenza di una direzione rispetto alla frequenza totale. Perché, vi ripeto, se il periodo si verifica l'1%, mi preoccupa poco, ma se si verifica il 33%, mi preoccupa più di tanto. Questo, quindi, ecco da dove è dato lo studio medomarino. Lo studio medomarino mi serve di questi 3 parametri: il numero di onde, il secondo parametro è l'altezza significativa e il terzo parametro è il periodo di picco. E questo rappresenta, diciamo, lo studio finale per il vostro settore, per la vostra località. Vedete che io, l'obiettivo, diciamo, la somma urgenza è quella di proteggere il lungomare, ma non abbiamo né il tempo né la possibilità economica di intervenire con opere in mare, perché con opere in mare c'è una procedura abbastanza lunga che ci vorrebbero più di 1 anno, 2 anni per avere l'autorizzazione. Quindi, diciamo, questo studio però cosa mi dice? Eh sì, perché non è un processo, mentre l'intervento che noi dobbiamo fare è sulla spiaggia, grazie alla somma urgenza, per evitare che l'acqua risalga
per un controllo fisico di un'area di sacca sul lungomare e quindi possa provocare danni al lungomare o alla fognatura. Però perché è importante questo studio anche in futuro? Sia che se devo progettare un'opera di difesa costiera a mare, non a terra come la soluzione che adesso vi proporrò, che è legata alla somma urgenza, legata alla difesa momentanea del lungomare, ma se devo proporre un intervento diciamo duraturo nel tempo, fatto come quello che è stato fatto che abbiamo progettato noi a Monastera, noi come università a Monasterace, che sono dei pennelli a T, perché lì c'è azione diciamo mare inclinato e mare ortogonale, quindi con direzioni diciamo per alcuni periodi dell'anno ortogonali, quindi non basta un'unica opera di difesa costiera, ci abbiamo dovuto progettare tre pennelli a T. T significa barriera per il modo ortogonale, pennello per il modo inclinato. Qui cosa sta a significare? Vedete che non abbiamo una sola direzione prevalente, cioè abbiamo un mare centrato sui 100 gradi, quindi quasi ortogonale, ma abbiamo anche un mare centrato sui 60 gradi e un mare centrato sui 180, quindi non c'è una direzione solamente prevalente, un'opera solamente prevalente da poter utilizzare. Quindi se dovessi andare a proporre una soluzione progettuale, poi dipende dal tratto di costa che devo proteggere, tutto il lungomare è un tratto del lungomare, devo pensare a delle strutture che sono strutture diciamo a T, cioè pennelli e barriere, non c'è una sola, perché il mare non mi arriva solamente ortogonale, non mi arriva solamente inclinato, mi arriva, vedete, con tre picchi, con quattro picchi addirittura, sui 40, 200, sui 120, sui 180 gradi, quindi a secondo del periodo dell'anno, a secondo della forza del mare ho questa necessità. Quindi diciamo, questo è per ipotesi di intervento in acqua, con opere, barriere, pennelli, infrastrutture in mare. Però mi serve questo studio per vedere a terra che moto ondoso vi arriva per poterci. Un altro parametro importante è il parametro del W. Che sono i parametri del W? Ogni località, Reggio ha un valore, Merito ha un altro, Catanzaro Lido ha un altro valore, Lamezia dove c'è il Vipo ha un altro, perché più alto il W, più forte è il mare. Il fatto che nella vostra località il valore W, che è un fattore scala, è 0,6 metri, significa che non avete un mare fortissimo, però avete un mare non trascurabile. Questo perché qualunque studio dovete fare, dovete calare dalla località. Paola è diversa dal vostro paese o diversa dal Reggio Calabria, perché i parametri locali W sono diversi. E questo mi è servito appunto per vedere che mare c'è a Gargano. 0,6 metri. Se pensate che il mare più forte che abbiamo in Italia, Alghero, che ha 1,2, voi siete la metà di Alghero. E Alghero è il mare più forte in Italia. Il mare che prende diciamo, da tutte le direzioni, perché ha uno spettro di direzione di provenienza del moto ondoso. In oceano, dove i mari sono enormemente più forti, è 2, il parametro più doppio. Però diciamo 0,6 non scherza. Quindi diciamo, questo è tutto in linea con lo studio meteorologico. Questo che cosa sta a significare? Bene, dobbiamo fare, che cos'è il periodo di ritorno? È l'intervallo di tempo medio che io devo prendere in esame per progettare un'opera. Se devo progettare, per esempio, una struttura offshore, devo prendere 500 anni, perché la normativa mi dice, bello, se tu devi progettare una struttura offshore, siccome costa decine e centinaia di milioni di euro, siccome i rischi ambientali sono altissimi, perché se si rompe una piattaforma petrolifera e il petrolio, poi hai diverse necessità di anni per smaltirlo, devi usare per il ritorno di 500 anni, ovvero un'altezza di progetto di 10 metri. Se devi progettare un porto, devi progettare 200 anni. Devo fare un porto, Roccella, Saline, un porto, il periodo di progetto di questo porto è 200 anni. Se devo fare, quindi che cosa significa? La prima colonna è il periodo di ritorno di progetto, il secondo è l'altezza di progetto che deve corrispondere. Ricordatevi che l'altezza massima è il doppio dell'altezza significativa. Quindi se devo progettare un porto, in una località con un periodo di ritorno di 200 anni, devo tenere conto nei 200 anni che si può sviluppare un'onda di 18 metri. Da noi che cosa ci interessa? I 20 e i 50 anni, perché le barriere e i pennelli sono strutture che, siccome sono di massi, quindi non sono strutture come il porto, che è una struttura monolitica in calcestruzzo, se il porto si rompe, si lesiona, il porto non funziona più, è rotto e quindi è inutilizzabile. I massi invece hanno la possibilità di essere rimessi a posto mediante dei pontoni, mediante delle gru, a terra, in mare, mediante dei camion, e quindi hanno dei periodi di ritorno più bassi e hanno costi minori, per cui si possono usare i 20 anni e i 50 anni. Questo che cosa significa? Che l'onda di progetto che noi dobbiamo utilizzare per queste tipologie di opere sono 8 metri se usiamo 50 anni a vantaggio di sicurezza, significa 50 anni, perché in 50 anni non si deve verificare nessun evento che possa portare danni.
La seconda, 20 anni, e per le opere, diciamo, in massi 20 anni può andare benissimo, anche la normativa ce lo consente, significa che deve usare uno dei progetti di 7 metri, 7 metri e 20. Significa che per 20 anni la struttura realizzata non deve subire alcun movimento, alcun danno. Dopo i 20 anni può subire danno, ma si può rimettere a posto mediante degli interventi strutturali. Questo è il significato. L'altro, l'ultimo grafico che vi devo fare vedere, prima della soluzione progettuale, è la persistenza media. Che cos'è la persistenza media? L'essenza media è la durata di tempo in cui si verifica l'onda che abbiamo visto prima. Abbiamo visto prima il progetto, diciamo, di 200 anni era 9,21 metri. Quando si verifica questa onda di progetto di 9 metri, quanto tempo sta? Un'ora, mezz'ora, 10 ore, 12 ore? Quando si verifica un'onda di 7 metri, con periodo di ritorno di 20 anni, 7,20 metri, qual è la persistenza? Qual è la durata? Quanto tempo si mantiene questa onda con questa altezza? Allora c'è bisogno della curvatura. La curvatura che dice chiaramente, all'aumentare del valore di altezza, perché l'altezza in ascista e la durata in ordinata, chiaramente il tempo diminuisce. Quindi cosa sta a significare? Per un'onda di 8 metri, per esempio, che questa qua, abbiamo per esempio 10 ore di tempo. Quindi dobbiamo tenere conto che quando si verifica quell'onda di 7,20 con 20 anni, deve tenere conto che non è che si verifica buongiorno, arrivederci, mi sono verificato e me ne vado, no, mi sono verificato e sto nel mare, nell'arco di un giorno, di due giorni, di un giorno. E quindi devo tenere conto che la sollecitazione che la struttura subisce non è una sollecitazione istantanea, arriva l'onda e vi saluta, no, arriva e perdura anche per durata di tempo dell'ordine di 10 minuti. Questo è, diciamo, lo studio scientifico. Adesso, diciamo, come si fa per dare dal punto di vista scientifico una soluzione corretta? Bisogna andare da prima a tenere conto dello studio meteomarino, che abbiamo visto prima, dal largo e poi trasportato sotto mare, e poi la variazione della linea di costa. L'altro parametro che bisogna tenere conto nella fase progettuale è questo. Nel tempo, e ci sono Google Maps, ci sono tante soluzioni, nel tempo, com'è stata la linea di costa da voi? Allora, nel 2001 avevate circa 40 per 60 metri, quindi di 40 metri, di 60 metri. Nel 2010 è un po' diminuita, ok? Per ordine di 34, 54, come si passa la stampa, però poi si mantiene, è risalita nel 2011. Adesso nel 2014 si è mantenuto intorno ai 60, qui ci sono scritti i valori 65, poi è scesa quasi 40 nel 2016, nel 2017 è stata poco superiore. Adesso, diciamo, abbiamo fatto un rilievo a febbraio, quando siamo venuti, insomma, prima di prendere l'influenza, abbiamo avuto dell'ordine dei 40 metri. Quindi tenete conto che non dico che è stabile, però ci sono stati dei picchi di 70 metri e dei punti minimi di 35. Quindi, diciamo, in media avete, perché questo è un altro dato di fondamentale, perché a secondo più maggiore è la larghezza di spiaggia, maggiore è la difesa che ha il litorale, il lungomare, perché ha più spiaggia, il run up, che sarebbe la risalita dell'onda sulla spiaggia, più è larga la spiaggia, più difficoltà a risalire su di essa. Minore la spiaggia, più facilmente l'acqua arriva sul lungomare. E questa è l'importanza del discorso di Google Maps. Allora, cosa bisogna fare come soluzione? Non è dal punto di vista ingegneristico abbiamo una sola soluzione. Quando è stata fatta questa costruzione qui, mica era l'unica soluzione. Dal punto di vista ingegneristico esistono decine di soluzioni, qualunque problema. La cosa che uno deve cercare di fare è quella di avere il massimo risultato col minimo costo. Purtroppo le amministrazioni sono vincolate dal fatto che vorrebbero fare la cosa più bella, però dal punto di vista economico hanno delle risorse finanziarie limitate, quindi bisogna andare a tirare un cerchio al porto, un cerchio al cerchio, porta al cerchio, porta al porto. Allora, cosa bisogna fare? Allora, come intervento tampone, vi ripeto, non sto parlando di opere di difesa a mare, perché lì costerebbero di più e lì comunque, diciamo, ci vorrebbe più tempo per la totalizzazione, mentre qui con la submergenza sì, e sono i contributi regionali, così hanno fatto. Io ho fatto l'arbitro, ho fatto il giudice di gara a Monasterace, che ha vinto una ditta, diciamo, Falcomar, una ditta, diciamo, di Agrigento, e l'arbitro ero io con altre due regioni. Per cui, però i soldi erano messi loro, ha messo la regione Calabria, non può essere un comune, perché là parliamo di 1,5 milioni, 1,8 milioni, questi sono gli importi. Poi chiaramente più lungo è il tratto di costa, più aumenta di costa, più piccolo è il tratto di costa, meno di costa. Quell'ordine di grandezza è di milioni di euro, non è decine, centinaia di milioni.
Allora, quindi, usando questa formula che si chiama formula di Addison, che serve per calcolare, che diametro di base a che cosa? All'altezza significativa, che è l'altezza di progetto che vi ho fatto vedere prima, i 7,20 m. Delta che cos'è? Un coefficiente che tiene conto dall'analisi che abbiamo fatto granulometrica della sabbia del vostro paese, quindi abbiamo 1,33 come coefficiente. Che cos'è il cotangente di alfa? Un coefficiente appunto che si chiama coefficiente di Addison, che tende dal tipo di massa che uno vuole usare, massa naturale un valore, massa artificiale un altro. E cos'è il cotangente di alfa? Abbiamo dovuto fare le batimetriche, ci ha mandato il comune, la pendenza del fondale. Il cotangente di alfa non è altro che un cateto rapportato all'altro cateto, ovvero la pendenza del fondale. Mettendo diciamo, in funzione questi termini, ovvero altezza significativa dei progetti 7,20 m, delta che è 1,3 m, tenendo conto della geometria del materiale di fondo della spiaggia del vostro paese, KD coefficienti ideali sono per massi naturali, cotangente di alfa la pendenza del fondale, che normalmente viene usato 2/3, ma è verificato dalle patimetriche che il comune ci ha mandato, escono i massi di terza categoria. Che significa massi di terza categoria? Massi che vanno da 3 alle 6 tonnellate, massi naturali con questa pezzatura. Per cui, diciamo, la soluzione, una delle soluzioni proposte è quella di, immediatamente hai un tratto di 200 metri compatibilmente con la disponibilità economica che c'è, si possono fare una serie di massi, vedete che sono non in mare, il mare è dove ci sono scritto 200 metri, e tu stai su quella in verde, la linea di costa che è in battigia, quindi a terra, quindi a confine con il lungomare, questa serie di gettate di massi che di 200 metri, in cui adesso vedete questa è la sezione A, per farvi capire che cosa sono questi massi, come sono fatti. Una sezione tipo è caratterizzata da questa, stiamo parlando di opere appoggiate sul lungomare, sul muro del lungomare. Sono costituite anche cosa? Da tre elementi principali. Abbiamo uno materiale di fondo, diciamo di 0,5 metri per 4 metri di larghezza, che rappresenta il pietrame della fondazione. Quando costruite una casa non è appoggiata direttamente sul terreno, appoggiate direttamente sulla fondazione, fate una fondazione. In questo caso i massi di 4 metri per 0,50 sono dei massi che servono di appoggio per i massi più principali, che sono quelli di terza categoria, che abbiamo quelli più grandi. Poi ci vuole uno strato che si chiama geotessile, perché dovete avere contatto di due materiali diversi, quindi bisogna evitare l'infiltrazione da parte del moto ondoso che arriverà comunque a causa del fenomeno di rainup sulla spiaggia, evitare il fenomeno di scavo di infiltrazione, quindi è protetto con un geotessile. E poi abbiamo i massi di terza categoria, sono quelli che ricavati dalla formula di Addison, che servono per impedire all'acqua di arrivare sul lungomare. Quindi l'acqua al massimo può impattare sul masso, dissipa la propria energia sul masso, ma non riesce assolutamente ad arrivare sul lungomare, anche con un periodo di ritorno che noi abbiamo visto. L'ultima cosa che mi ha dato l'ingegnere puntoriere, ringrazio per il contributo, abbiamo anche un'analisi dei costi, diciamo, per materiale. Allora, avremo diciamo, circa 2.500 euro di scavo, poi ovviamente tutto dipende da dove riusciamo a trovare la casa, tutto il discorso è di trasporto, comunque come materiale di appoggio sulla fondazione sono circa 23.000 euro, per tutti i 200 metri chiaramente, questa è la sezione diciamo A, sezione unica, poi abbiamo i massi di geodesia 18.000 euro, parlo per tutti i 200 metri di costa. Tutti i massi necessari per 200 metri sono circa 40.000 euro e poi c'è il trasporto che incide non abbastanza perché è 20.000 euro, perché abbiamo tenuto conto che c'è una cava Lamezia più vicina, poi se c'è un'altra più vicina i costi chiaramente si. Questo per rimanere nell'ordine di 90-100.000 euro che sono il budget che è a disposizione del comune per il programma massimo. Ripeto, non è la soluzione unica, si potevano fare anche dei gabbioni. Quindi gabbione significa delle rete metalliche con dei massi ingabbiati, si devono usare anche massi artificiali, quindi significava massi di più impatto ambientale, però più resistenti dal punto di vista. Abbiamo cercato di fare, abbiamo dal punto di vista ingegneristico, da arbitro, di fare una cosa migliore per il vostro comune, perché avete un bel lungomare, avete un bel paese, ed è giusto che sia salvaguardato, e quindi con dei costi che compatibilmente con quanto ne avete. Speriamo che poi in futuro, ma deve essere fatto così, perché la Regione Calabria ha avuto 100 milioni di euro
dall'Europa per fare gli interventi di difesa costiera su tutta la Calabria. Quindi la volta programmazione precedente hanno avuto. Prego. Posso? Sì. Grosso modo quanti metri di fronte mare è 200 metri sono sbagliati. 200 metri di fronte, in sì. Che zona? Zona centrale. Guarda, questo le posso dare il disegno prima, quella prima si vede. Prima quella di questo, no, quella prima, eccola qua. Quello è il porto, fino alla gradinata. Abbiamo fatto un sopralluogo una quindicina di giorni fa e mi hanno detto diciamo, che il tratto interessava tutto, però sì. Quello diciamo più attenzionato era la parte centrale, diciamo. Sì. Quello che è più veloce, posso chiedere sì. Se va al tratto dopo? Se va, sì, sì, certo. Ma in un futuro, se dovessimo rimanere su questo progetto, sì. Si possono coprire le pietre e poi si magari con il materiale? Perché combattere l'impatto ambientale, certo. Anche perché devi pensare che in futuro avresti già dei massi a mare, quindi massi a terra, massi a mare è un colpo nello stomaco. Quindi anche a livello divisivo. Cioè sì, sì. Anzi, non è anche. È molto possibile, è molto probabile che un domani questi che tu utilizzi qui dipendono da questa mare e quindi non ce l'hai più. Una volta che l'onda non ti arriva sul lungomare, che motivo c'hai di dipendere? Questi vanno messi perché non abbiamo nessuna. Come se noi stiamo giocando una partita di calcio. Siamo con il portiere e col difensore. Se hai il portiere e il difensore, allora il centrocampo ha una funzione. Ma se tu non hai difensore, il centrocampo ti deve fungere, il centrocampo è anche di difesa, capisci? Cioè la doppia funzione. Quindi questi diciamo servono semplicemente per l'urgenza, per evitare che il comune rimanga senza il pianto fognato. Perché a me singolo cittadino mi rimane l'impatto della pietra. Certo, è giusto. Ma come fuoriuscita fuori dal livello della scala, quanto. Che Fabrizio, tu che hai fatto il disegno di scala? L'altezza massima è 2 metri. E come dice il professore, sicuramente appena verranno fatti degli interventi a mare, quei massi vengono utilizzati perché sono di terza categoria e sono perfetti per gli interventi a mare. Quindi si risparmierà sia tempo che denaro. Nel momento in cui si avrà un progetto al mare, che è quello che ovviamente tutti ho spiegato. Questo è un progetto tampone che per. Poi come andato con il mare. Scusa, c'era qualcuno che voleva chiedere. Sì. Questo intervento deve essere necessariamente fatto in modo da comunale. E penso deve essere fatto per l'urgenza, altrimenti dovrebbe competere altri enti. Però se il comune ha urgenza, cioè io mi metto nei panni del sindaco, se il comune guarda male rimane senza fognatura per parecchio tempo, con il mare tutto inquinato, con il rischio di perdere una stagione, diciamo, la somma urgenza è questo, praticamente questo è non competerebbe a questo sindaco, però lui si sacrifica per dire io devo prima salvaguardare interessi del mio paese, poi vedrò se questi soldi posso recuperare, come, quando e perché. Però se devo intervenire, se io aspetto che vengano gli altri a farmi lavoro, allora passano più di un anno, 2 anni, perché purtroppo abbiamo in Italia uno dei problemi che abbiamo è la burocrazia. Voi pensate che Monasterace, la gara l'hanno fatta nel 2014, ha vinto una ditta in Reggio Nasilem, poi c'è stato il ricorso, ha vinto la Falcomar è stata ancora il ricorso da parte Nasilem. Sono passati 5 anni, è chiaro che la duna, l'acqua scalava, non è che. E si è salvata perché all'epoca Raffa, presidente della provincia, ha fatto un intervento di sommergenza facendo una serie di gettate di massi non sulla spiaggia, non sul lungomare, e questo ha consentito diciamo, di difendere la duna. Altrimenti non ci fossero stati i 50.000 euro che la provincia aveva messo, magari più di un pezzo del tempo non ci sarebbe stato più. Perché scappa. Purtroppo siamo soggetti al problema della burocrazia. Se proprio l'opera deve stare nella proprietà, diciamo. Sì, certo. Nella proprietà. Sì, sì. Altrimenti deve essere forse il problema comunale, altrimenti sei soggetto alla BR, sei soggetto a livello nazionale, all'ambiente, al Ministero dell'Ambiente, hai bisogno di tanti pareri che. Però con le dovute diciamo autorizzazioni sì. Sì, le dovute autorizzazioni sì. Ma poi è un problema di tempo. Perché e quando... soldi ingegneri. Tempo e soldi. Sì, il problema cioè... è ingegneri, sì, che praticamente la criticità del lungomare ci ha indotto proprio ad andare quasi tutti i giorni in regione proprio a sollecitare la pericolosità intanto del rischio ambientale. Perché non è e solo c'è l'inverno. E poi la pericolosità perché hai visto che c'è un dislivello di 4 metri ormai là sul lungomare, no?
anche, voglio dire, significava arrivare nell'estate e non avere la possibilità di andare al mare, e soprattutto qualche altra mareggiata che arriverà nei prossimi mesi ci porta via anche il lungomare della Pogna. Quindi con la somma urgenza che ci è stata data dalla Regione Calabria, voglio ringraziare il Presidente della Regione Calabria e soprattutto l'ingegnere Pallaria che si è messo a disposizione, il direttore generale, e quindi con questa urgenza superiamo tutte queste autorizzazioni e in più mettiamo in sicurezza per il momento il lungomare. Poi, come diceva l'ingegnere, giustamente, quando la Regione Calabria, perché ha già predisposto l'intervento a mare, farà quell'intervento al mare, sicuramente si riduce la portata delle onde marine e quindi poi si pensa a una valutazione diversa. Quindi tirando via anche questi massi. Come sto parlando di 20-50 anni. Sì, l'ho detto per questa tipologia di opere. Cioè, non potrebbe anche essere un qualcosa che poi magari potrebbe avere una soluzione anche definitiva per questo tipo. No, vabbè, 20-50 anni sono dei periodi molto grandi per questa tipologia di opere, perché che significa? Che l'opera non è che si rompe, l'opera si sposta, però con dei puntoni tu la metti a posto, quindi il rischio è zero per le persone, il rischio è zero per il lungomare, però il sindaco deve avere in bilancio dei soldi, 5.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro per poter poi rimettere questi massi a posto, quindi non è che la struttura va a rischio di rottura, assolutamente, altrimenti non te la dovrebbero costruire, va a essere risistemata con gli interventi che sono interventi o da terra o da mare, dipende dal numero di massi che si sono spostati. Scusi, sì. Dall'analisi sulla variazione della linea di costa si riscontra che dal 2001 al 2013 la distanza della linea di costa alla spiaggia era intorno ai 55-65 metri. Sì, adesso è 40. Poi nel 2014 c'è stato un avanzamento della costa di almeno 20 metri. Sì. C'è uno studio che dà una risposta a questa variazione, all'aumento, non solo a... Sì, c'è lo studio, certo, è un discorso di trasporto solido fluviale. Si vede che ci sono, avete dei fiumare di lago, che in quei periodi hanno portato più materiale da monte, per cui c'è stato più materiale che è stato portato al mare e che quindi ha contribuito alla stabilità del litorale. Quindi e questo è dovuto solo magari a delle piogge più abbondanti alla pulizia dei canali? No, pulizia, piogge abbondanti, magari una minore gentrificazione dell'alveo, e quindi sono una serie di fattori. Bisognerebbe andare a studiare, però c'è stato, perché il materiale solido che è arrivato a mare è stato sicuramente maggiore. Ma perché è stato maggiore? E quindi si potrebbe anche intervenire su questo per dare a tutti. Sì, sì. Il trasporto solido d'aereo, una delle possibili soluzioni è quella di fare un ripascimento. Posso fare una giunta per governo? Ingegnere, io capisco e condivido le preoccupazioni di tutti quelli che mi hanno portato, perché sono state le nostre preoccupazioni. Anzi, poi vi dico la verità, ingegnere. Prima di avere il contatto con voi e cercare il vostro supporto, noi siamo stati negli uffici regionali dove si stanno occupando delle erosioni costiere che riguarda tutto il tratto. In questo ingegnere Mancuso, ma non siamo fermati dell'ingegnere Mancuso, siamo andati ai tecnici che stanno lavorando, perché lui è il Lui è il quindi dalla protezione civile a Mancuso, ai tecnici che stanno lavorando a questo progetto da Monasterace a Monte Pavone, pure perché per riuscire a farlo inserire in questa progettazione. Ma che parliamo di una progettazione che è diversa da quello che dobbiamo fare noi oggi. Quella è una progettazione che riguarda competenza regionale e che riguarda un progetto che va, diciamo, non sulla spiaggia ma al mare. E noi stiamo facendo anche dei preliminari affinché possiamo spingere la regione a tenere conto di questa decisione, che non è solo di Guardavalle. Noi siamo l'area 8, che poi siamo andati noi anche a studiare così da profani, per far capire, noi siamo stati non soltanto, e quindi quando tutte le preoccupazioni che hanno tutti i cittadini che hanno rappresentato dagli interventi che sono stati fatti erano i nostri. Perché la prima cosa che abbiamo fatto con Fodo, gli abbiamo posto il problema, noi come esempio abbiamo un muretto dove c'è l'aria, la pompa di sollevamento. Sì, sì. Se voi notate, abbiamo fatto le fotografie nei vari da settimane a settimane, tanto è vero che già è stato ricoperto dalla sabbia. In quella situazione di emergenza l'aveva scoperto e che ha retto comunque il muro. Quindi ed è un muro di 10-15 metri. E abbiamo posto come esempio il muro, perché anche per noi poteva essere una soluzione
come dire, senza impatto ambientale, poi veniva ricoperto come se non esistesse. Era una preoccupazione dell'ingegnere di Antonio Tedesco, di Purri, insomma di tutti gli interventi, perché la prima cosa pure noi, no? Con l'ingegnere, abbiamo fatto tutti. Ci sono stati fatti anche dei sopralluoghi da parte della Protezione Civile, dalla Regione, qua sul posto, e alla fine, cioè, un po' in confidenza, noi insistevamo sul muro, cominciavano quasi quasi a prendere in giro, cioè, cominciavano a non darci più rette, perché loro, le nostre come dire, ipotesi progettuali non potevano essere così portate in un muro, stiamo ragionando di soluzioni che sono diverse dal muro di sostegno di una casa, parlavamo di questo moto ondoso che ha tutti effetti diversi da quello che noi possiamo capire. Quindi comunque, per farla breve, tutte queste preoccupazioni sono state le nostre preoccupazioni, ma che non abbiamo trovato uno che li poteva condividere. Tant'è che abbiamo preso informazioni, c'è un professore universitario che è che ha lavorato per la Regione Calabria ed è da 30 anni, 20 anni impegnato con studi, e quindi noi abbiamo cercato di trovare questa strada. E abbiamo la prima cosa abbiamo, con voi, anche con voi, abbiamo tentato la strada del muro, no? E che nemmeno. Quindi alla fine, da 2-3 mesi che noi stiamo ragionando su questa problematica, e poi ci troviamo a un bivio. Noi siamo riusciti a ottenere un finanziamento come somma urgenza. Perché se non è sommurgenza non è nemmeno, forse è difficile anche realizzare quello che stiamo proponendo, perché poi subentrano tante autorità, però siccome abbiamo già sentito tutti questi enti e hanno capito la problematica, hanno dato tutta una mano affinché noi potessimo realizzare un intervento tampone, che alla fine non è solo tampone, perché potrebbe durare per gli anni e risolvere il problema non della fogna ma del lungomare e delle case, perché voi ormai l'area di attenzione, voi sapete dove abita mio padre, quella ormai è area di attenzione, la linea di demarcazione di attenzione è sulla nazionale, cioè non è il problema dell'area adiacente il lungomare, no. Sta diventando ormai, è arrivato sulla 106, lato Santa Caterina è sulla 106, cioè è la linea di demarcazione proprio dove c'è casa di mio padre, insomma, per farvi lo conosco. Quindi alla fin fine noi ci dobbiamo, abbiamo e vogliamo che siano queste soluzioni progettuali, tecniche, siano un po' condivise, maggiormente condivise dai cittadini, perché considerato che non è detto, nessuno lo sa, nemmeno l'ingegnere, che fra un anno facendo questa soluzione non ci troviamo in una situazione peggio di oggi, perché voglio dire, questo no, no, perché abbiamo studiato anche, come ricordate quando siamo stati insieme, cioè noi studiamo lo studio probabilistico, tecnicamente non so come si è, l'ho studiato in 50 anni, no? 50 anni, ma non è detto che questa media di 50 anni arriva in un anno particolare e quindi supera anche la media probabilistica di 50 anni, può arrivare anche a 100 anni. Quindi questa è una soluzione che noi dopo parli tu, stiamo cercando di capire tutte le soluzioni progettuali, quindi hanno portato il risultato zero. Benissimo. Però siccome noi non ci piace parlare come fai tu così, ma tanto poi tu vai a casa, non dovete fare niente, poi qua c'è un progetto tardi al mese e domani mattina dobbiamo trovare una soluzione eventualmente al fine di salvaguardare quelli che è il nostro gioiello di Guardavalle, perché sono i 200 metri di Guardavalle. Io condivido le preoccupazioni anche l'altra sera col geometra Garzaniti, in modo, come dire, da quasi un rapporto da concittadini, ha detto vedete se riuscite a non mettere via, a salvaguardare, e io lo condivido, però purtroppo per salvaguardare quel tratto di lungomare, cercando di dare anche opportunità a quello che può essere lo sviluppo turistico, e forse rimane questa soluzione, e la nostra paura è, come dire, è che se non lo facciamo in tempi brevi, da due giorni che c'è, meno male che noi ci siamo tutti quanti praticati a imparare i venti, noi è vento nord-est, ma quando viene da, come dire, da sud, e noi amministratori ci preoccupiamo, quando arriva lo scirocco, perché è più pericoloso.
Quindi io invito tutti a cercare di, come dire, di concretizzare, di concretizzare, di prenderla, arriva a luglio, ci saranno i funzionari.